Ciao Andrea, benvenuti a tutti. Ciao Andrea, benvenuti a tutti. Oggi siamo di nuovo qui al nostro Smart Talk, il quindicesimo, e Andrea abbiamo un ospite che arriva dall'altra parte del mondo, possiamo dire, dagli Stati Uniti, e se ti ricordi, tra i primi atleti che abbiamo intervistato quando abbiamo aperto il blog del coach, sono stati proprio degli atleti che facevano il college in America. Non so se ti Sì. ricordi, Spanò, Mariano e Cacopardo, li abbiamo intervistati quasi subito al nostro inizio. Un po' che non sentiamo atleti che sono negli Stati Uniti, ma abbiamo visto che tanti di loro hanno fatto bene. E comunque, se non hanno fatto bene sportivamente, lo dico io, la mia valutazione, magari hanno fatto bene ad andare, comunque a provarci, che si fa Beh, sempre bene. sicuramente una bellissima esperienza. Penso proprio Oggi di sì. abbiamo con noi un ospite che ha fatto davvero bene alle recenti indoor nei campionati NCAA, e tra l'altro ha un accento molto simile al nostro, visto che quando era in Italia viveva vicino a noi, e quindi lo faccio entrare. Ciao a tutti, Ciao Emanuel, ciao ciao, ciao Andrea, ciao abbiamo Andrea. con noi Emanuel Mece. E prima abbiamo provato un po' di volte il nome, adesso ho sbagliato a dirlo. IMG, però ci Ecco, siamo, ci ieri, l'ho provato 3 volte e non ce l'ho fatta adesso. Appena detto Andrea, non so se hai sentito che tu hai un accento un po' simile al nostro. L'unica cosa, la differenza è che in America questo accento è figo, da noi in Italia è così. Esatto, confermo. Questo non lo sapevo, questo non lo Sì. sapevo. Allora se veniamo in America facciamo quello subito. Abbiamo Esatto. delle chance. Ottimo. E ricordiamo che Emanuele ha da poco saltato 17-26 nel salto triplo con la maglia dell'Università dell'Oregon. Come si chiama la tua squadra? Il nome della tua squadra? Oregon Ducks. Oregon. Ok. Scusami, io non sono un grande esperto di conference e di NCAA, però in che conference siete? In che divisione siete? Siamo nella Pac-12, Pacific 12, quindi tutte le squadre, diciamo, più forti della regione West del Pacifico. Pacific. Ok, perfetto. E voglio farti subito una domanda. Come è stato saltare 1 metro in più nel triplo? Com'è stato? Tu Fantastico. avevi, cosa avevi? 16, 23, 24? Allora, avevo, ok, prima di iniziare le indoor avevo un personale di 16-28 28. e già la prima gara personale con rincorsa di ridotta di 16-41, poi con la preparazione durante la stagione per prepararmi per le finals dell'NCAA, arrivo lì, mi sento carico, ma non pensavo di sparare un 17-26 in quella maniera lì, quindi diciamo che è stato mozzafiato, ecco, mozzafiato. Ci ho Beh, messo un po' però. sicuramente la notizia è arrivata anche qua in Italia e in Europa. Io ti dico solo il termometro che abbiamo preso noi del coach. Tu hai iniziato come 400 ostacolista. Abbiamo un video sul nostro canale dove fai 400 ostacoli e dopo quel 17-26 quel video ha riniziato a girare. E dicono male che non abbiamo il video di Bressanone. Meno male, E non dico più niente, questo se vuoi dire qualcosa a te su Bressanone, vediamo. Ecco, su questo ti faccio una domanda. In Italia tu hai gareggiato 800 ostacoli, hai fatto tante gare. Io oggi sono andato a vedermi le gare che hai fatto un po' tutte le discipline, possiamo dire. diciamo di sì, dai. Ecco, e oltre al salto triplo, adesso
fai il salto tipo, qual è tra queste la disciplina che ti è piaciuta di più? Wow, bella domanda. Penso che mi è piaciuta di più 300 ostacoli quando ero cadetto. Ok. Non troppo lunghi, non troppo corti. Distanza quello che l'ottavo ostacolo poi non ti piaceva. Esatto. Ok. Tu cosa stai studiando in America? E ti volevo fare subito una domanda. La scelta di andare negli Stati Uniti è stata una scelta, cioè sarà stata una scelta da studente, una scelta sportiva. Quanto c'è lo studente e quanto c'è l'atleta? Ok, allora io sono qui all'Università di Oregon e studio alla facoltà di biologia e ho fatto la scelta di venire qui negli States ai campionati italiani di Rieti del 2019. E ne avevo parlato con il mio vecchio allenatore francese Teddy Tamgo, che magari conoscete, e avevo già la famiglia che viveva a Los Angeles qui negli States, quindi discutendone un po' con il mio allenatore e sapendo che avrei potuto avere delle offerte di borse di studio qui negli Stati Uniti, mi sono detto perché non raggiungere la mia famiglia e iniziare un nuovo percorso nell'atletica americana, college in pratica. E da lì ho iniziato a muovermi e sentire un po' di gente per vedere come funzionava. Nel frattempo ero sbarcato a Los Angeles e da lì è iniziato il tutto. E riguardante la domanda se sono più studente o atleta, 50-50, perché diciamo che il 50, no neanche il 50, diciamo il 60%, 65% della mia giornata è concentrata sullo studio, soprattutto perché abbiamo tantissimi compiti, Zoom meeting, esami da fare e diciamo, inoltre, nella metà della giornata abbiamo gli allenamenti, quindi che ci prendono tutta la nostra concentrazione mentale. Ecco, volevo farti una domanda su questo, allenamento e studio. Lunedì abbiamo sentito in una puntata del Mezzofondiere Diego Pettorossi, che ha spiegato che dove lui, adesso non mi ricordo veramente l'università, Texas. Fondamentalmente, ecco, in Texas si allena comunque una volta al giorno, non è che fa doppio allenamento, volevo chiederti lì come è impostato il lavoro in pista. Allora dipende, ci alleniamo dal lunedì al sabato. Abbiamo un giorno libero, tra parentesi, però il giorno libero teoricamente dovremmo utilizzarlo per andare a fare yoga, che non ne sono fan, però diciamo che adesso l'hanno reso obbligatorio andarci e ci sono dei periodi in cui siamo in preparazione fisica, diciamo, dove abbiamo doppio allenamento, e però è capitata fin da quando sono arrivato, è capitato solo, diciamo, per due settimane. Quindi non è come si pensa un po' in Italia, pensano che là ci si allena la mattina alle 6 e la sera dopo la scuola tutti i giorni, quindi si fa il doppio allenamento. No. Si allena tanto, però non così tanto. No. Diciamo che ci si allena come mi allenavo io in Italia, ti fai le tue 2-3 orette al campo, magari non so quanto dura l'allenamento, se dura 40 minuti, un'ora, però ti spendi almeno 2-3 orette al campo e sono le stesse ore che spendo io qui allenandomi. Ci possono essere delle eccezioni, sì, in certi periodi dell'anno dove facciamo il doppio, però saranno tipo 2 ore la mattina, 2 ore il pomeriggio per 2 settimane, poi basta, finita lì.
Emanuel, io ho guardato il tuo salto che mi sei sembrato molto migliorato, molto più meglio distribuito il salto, mentre mi ricordo in Italia a volte non era proprio così, ma ci sta, in un atleta in crescita, e ad occhio mi è sembrato un salto non velocissimo e abbastanza muscolare. Mi sei sembrato ad occhio, è difficile anche vedere, cresciuto, ok? Grazie. Domando, hai fatto anche un lavoro di forza diverso rispetto all'Italia, oppure è stata la crescita anche biologica, visto che tu quanti anni hai? Ne ho 22. Ok. Allora, questa è una bella domanda, perché sono in tanti che mi hanno fatto notare che sono cresciuto muscolarmente e facendoci caso ho lavorato... A me non capita mai! Ma ti capiterà tra poco, non ti preoccupare, prima o poi siamo tutti. No, ho fatto caso che in Francia ho lavorato molto muscolarmente, sia la parte alta che la parte bassa, e devo dire che è stato anche un bene, perché penso che con la forza che ho, diciamo, sviluppato in Francia, sono migliorato molto anche in tema di velocità. E riguardante il salto, sì, non ho visto pure io il video e penso che potrei andare più veloce, perché inoltre quella non era la mia rincorsa completa. Avevo 12 appoggi e la mia rincorsa completa è 14 col preavvio. Quindi c'è ancora molto da lavorare, sono ancora in crescita, tutto step by step. Bene. E tutto qui, ciao. Su questo volevo farti una domanda. Tu sei stato in Francia e hai avuto un grande maestro, perché è stato anche un grande ex atleta di altissimo livello, e volevo chiederti quanto ha fatto differenza questo, a tuo avviso? Allora, l'impatto che ho avuto trasferendomi in Francia è stato enorme, dove, diciamo, i primi 2 mesi, anzi anche i primi 3 mesi, ero ancora, mi stavo ancora domandando se volevo veramente essere lì davvero, perché lo stile di allenamento era cambiato proprio drasticamente, il mio corpo non era abituato, però poi fortunatamente mi sono adattato a, diciamo, questo stile di allenamento pro, seguito molto attentamente, e non è stato facile. Inoltre ero in un paese diverso dall'Italia, con una lingua diversa che proprio non sapevo, e già il dialogo era difficile. L'ambientarmi lì è stato, diciamo, non facile, però una volta ambientato mi sono trovato bene, e ne è valsa la pena, è assolutamente. Ecco, io e Andrea spesso piace dire ai nostri atleti che se ci si allena con atleti di livello più alto, comunque più bravi di noi, e ci si confronta con loro, fa solo bene. Tu comunque sei stato in Francia, ma anche adesso immagino che ci siano tanti atleti forti, ti confronterai e ti sei confrontato con saltatori di che saltavano proprio di te. Esatto. Come è stata l'esperienza? Secondo te ha fatto la differenza questo, lasciando stare il discorso allenatore, che sicuramente avrà fatto benissimo il suo? Sì. Allora, io avevo, diciamo, allora il team in cui ero in Francia ero il più scarso, senza dubbio. Avevo dei compagni che avevano titoli su titoli,
record del mondo, roba del genere. E quando ad esempio avevamo allenamenti di salti, dove li vedevo balzare, li vedevo fare dei salti, delle misure incredibili, io ero lì che li guardavo e dicevo wow, anche a me piacerebbe saltare come loro. E ovviamente se vedevo che atterravano in un certo punto della sabbia, cercavo ovviamente pure io di arrivare lì. Ogni volta cercavo sempre di mettermi in sfida con loro e cercare di essere in competizione con loro, perché alla fine una volta in gara, in pedana, non si parla più di team, l'atletica è uno sport individuale, quindi vai lì per vincere, vai lì per dare il meglio di te. Quindi avere dei compagni di squadra più forti per me è stato un bene, e lo è tuttora, perché mi spinge sempre a sfidarmi con loro e cercare di tirare il meglio di me stesso. Funziona finché si fa le tue misure, perché adesso avrai anche tu dei compagni che inizieranno a cercare di battere te. Sì, sicuramente. Ascolta, Emanuele, volevo una domanda che non so, volevo farti così. Due o tre ragioni per cui consiglieresti a un atleta di belle speranze italiano ad andare in America, invece due o tre avvertimenti, o anche solo uno o due, insomma, pro e eventuali contro dell'esperienza americana. Ok, allora, per prima cosa suggerisco che se si ha l'idea di venire qui negli Stati Uniti e fare l'atletica qui negli Stati Uniti, bisogna essere convinti al 100%. Convinti al 100%, dire sì, voglio fare questa esperienza fino in fondo. Se poi dopo un anno mi piace, ci rimango, se no ritorno in Italia. Però non bisogna venire con il dubbio di sì, però non so se l'allenatore sarà bravo, non so se mi troverò. Bisogna andare lì, essere pronti tutti gli ostacoli che si possono incontrare, perché magari l'allenatore può essere, scusatemi il termine, stronzo, oppure potrebbe essere il tuo migliore amico, i compagni di squadra possono piacerti o no, la città dove la tua università sta ti può piacere o no. Ci possono essere ovviamente degli alti e bassi quando si arriva qui, perché il cambio ci sarà sicuramente, il cambio, l'impatto ci sarà sicuramente, perché l'atletica qui è completamente diversa, con una filosofia diversa. Quindi io sì, personalmente suggerirei di venire a provare a fare l'atletica qui, e perché l'occasione c'è per tutti, l'opportunità c'è per tutti, e in più hai la possibilità di avere un titolo di studio gratis, quindi ti fai anche la tua esperienza qui, ne vale la pena. Però bisogna essere convinti al 100% di fare un'esperienza, magari non so, ti dai un anno, ti fai questa esperienza qui, poi se ti piace bene hai vinto, se non ti piace non hai perso nulla, torni magari in Italia o dove sei e cerca. Ecco, certo. Emanuele, hai parlato di filosofia nell'atletica. Quali sono, diciamo, le differenze che hai visto? Tu hai vestito la maglia della 108 in Italia e sei comunque cresciuto atleticamente in Italia con Paolo Gambilla, sei passato in Francia, hai visto un gruppo di allenamento di alto livello in Francia e sei passato in college. Puoi dirci un po' le differenze nella filosofia, appunto, che ci sta intorno all'atletica? Allora, quando ero in Italia, diciamo che crescendo atleticamente ho sempre avuto degli obiettivi fissi in testa, che era
magari la maglia azzurra, un titolo italiano o addirittura un titolo italiano assoluto. Questi erano degli obiettivi che, diciamo, per tutti gli atleti in Italia penso siano degli obiettivi che tutti vorrebbero raggiungere. E fino a lì avevo questa grinta, questa voglia di arrivare lì. Mentre una volta trasferito in Francia, gli obiettivi sono proprio cambiati. Sono, diciamo... diciamo obiettivamente ho iniziato a mirare più in alto e sentendo gli allenatori, confrontandomi appunto con i miei compagni di squadra, vedevo che potevo puntare più in alto, magari a saltare i 17 metri un giorno, perché già in Francia sentivo e dialogando con i miei allenatori che c'era la possibilità di saltare 17 metri per me, e da lì erano quelli i miei obiettivi. Il mio obiettivo magari era di saltare 17 metri, poi se il titolo italiano arrivava, bene, se la maglia azzurra arrivava, meglio ancora. E, mentre una volta venuto qui negli Stati Uniti, diciamo che io personalmente ho voluto, diciamo, abbracciare, diciamo, adattarmi allo stile di vita studente-atleta e di giocarmela, di vedere se avrei saltato ancora 17 metri o no. Sicuramente qui, una volta arrivato qui con il mio personale, tutti allenatori, compagni di squadra, mi facevano tutti capire che avevo del potenziale, nonostante il mio personale. Quindi ho detto, crediamoci, continuiamo ancora dando il massimo, e eccomi qua. È arrivato questo risultato che mi ha proiettato nell'atletica, quella che, diciamo, conta. E ora sono qui ad avere altri obiettivi, che miro più in alto. E... quanto salto italiano oltre 17? Esatto. Il salto italiano, tra l'altro, dietro a Paolo Camossi, che abbiamo intervistato un paio di settimane fa e che adesso fa l'allenatore. E secondo me, magari non sono statistico perfetto, però secondo me, magari sbaglio, dovresti essere in coabitazione virtualmente col record regionale lombardo con Fabrizio Schelli. Sì. Secondo me anche lui è 17-26, magari mi sbaglio di centimetri, forse sei avanti tu, forse se è avanti lui si lamenterà e ce lo farà sapere. Però secondo me avete tutti e due 17-26, potrei sbagliare. Un onore. Ecco, invece differenze dal punto di vista dell'allenamento? Ok, in Italia con Paolo Brambilla mi allenavo bene, come mi sarei dovuto allenare come ostacolista e come triplista. E fino a lì vedevo l'atletica, diciamo, con la filosofia di Paolo Brambilla, con l'atletica che facevo. Mentre passato in Francia è diventato più un lavoro, diciamo che ero lì per uno scopo solo, fare l'atletica e raggiungere degli obiettivi. E lì è diventato più, diciamo che sono diventato più serio, ho preso la mia vita fuori dal campo più seriamente, la vita al campo più seriamente, facevo molto attenzione a ciò che facevo, generalmente, per appunto far sì che raggiungessi i miei obiettivi. Invece, dal punto di vista allenamento, immagino che negli Stati Uniti comunque c'è anche un discorso di squadra e
diciamo che è diverso dalla sera francese che da quello italiano, dove comunque se vai bene tu, va bene tutta la squadra e porta comunque un vantaggio a tutti. Sì, 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 qua diciamo che diciamo che la squadra è come una famiglia ormai qui. Ognuno cerca di fare meglio di se stesso, perché qui abbiamo dei fan che proprio ci fanno sentire molto importanti e ognuno è fiero di portare i colori della propria squadra, quindi c'è sempre supporto da parte di tutti e sì, diciamo, è una cosa molto bella, sì. A proposito dei colori della propria squadra, a livello di comunicazione e di business, io vedo che a volte, per esempio nell'atletica locale, senza, cioè, quindi di più piccolo livello, certe banalità, vedo ogni tanto si pubblica la foto dell'atleta magari sul sito federale, eccetera, magari alla maglia di due squadre fa o allo sponsor di tre squadre fa, e magari sarebbero comunicazioni che sono, da quel punto di vista, poco professionali. Com'è lì negli USA? Cioè, puoi mettere la maglia di un'altra università se gareggi per una, o magari quando danno la notizia mettono quella della tua? Allora, so per certo che una volta che fai parte di una squadra universitaria e vesti quei colori, puoi avere lo sponsor della stessa squadra, quindi se ho Nike non posso vestire Adidas andando in giro per l'università. Poi non posso avere altri colori che non siano quelli della mia università, quindi se posso andare in campus con una maglietta rossa, per esempio, però non posso andare ad allenarmi con una maglietta rossa, perché sicuramente avremo fotografi da qualche parte in giro per gli stadi che cercano di promuovere l'atletica, e se vedono magari Mano Iemege vestendo di rosso dicono c'è un problema. Quindi sono veramente rigidi su questo tema. E secondo me ha ragione. Sì, anche se... Interessante. Interessante. Perché alla fine il materiale ce lo danno anche in abbondanza, quindi non ci fanno mancare nulla. Certo. E invece dal punto di vista, ovviamente avrai una pista dove ti alleni, avrai una spesi, ma il resto delle facilitazioni che hai lì negli Stati Uniti, non so, la pista, come è organizzato tutto? Allora, qui onestamente a Hayward penso che, personalmente, penso che sia il posto migliore per fare l'atletica, perché le infrastrutture che Hayward c'ha diciamo, in tema di sanità, in tema di sportività e oltre di studio, penso che sia il posto migliore, perché per esempio, per fare un esempio, se dovesse avere un'infiammazione, se dovesse avere un qualsiasi infortunio, subito il giorno stesso ti mandano all'ospedale, che qui in campus ti fanno fare risonanza magnetica, ti fanno fare cose che in Europa, sia in Francia che in Italia, costano tanto, e ti fanno se ti devono operare ti operano subito all'istante, e se fai parte della squadra e sei quindi assicurato vuol dire che è tutto coperto. E poi mi trovo molto molto bene con i fisioterapisti. Se adesso in questo momento ho bisogno di un massaggio, basta che vado lì, chiedo subito e sono subito lì disponibili. Per me c'è un bel, diciamo, numeroso staff medico che sono lì per tutti,
anche se ti sbucci l'unghia solo di accurarti. Lo staff sanitario immagino che sia integrato con la facoltà di medicina e di fisioterapia del campus. Sì, sì, esattamente. Okay. Esattamente. Quindi possiamo vedere degli studenti che sono magari in stage, che sono sempre lì ad aiutare, sempre lì disponibili. Poi c'è lo stadio, cioè io che vengo da Treviglio, che mi alleno da Treviglio, allenarmi in uno stadio del genere, ogni volta sono lì che dico wow, dove mi sono ritrovato. E poi tanto Treviglio adesso non è neanche malissimo, che l'hanno rifatto. No, quindi... diciamo che l'hanno rinnovata quando me ne sono andato io, quindi c'ho ancora okay. L'immagine di Treviglio. Con le buche. Però sì, è proprio stupendo qui. E quindi con questa pubblicità che hai fatto al tuo campus, alla tua università, qualche studente sicuramente ti scriverà, qualche atleta studente in Italia ti scriverà per chiederti come si fa. Come dico sempre, sono aperto a tutti, qualsiasi domanda, qualsiasi informazione qualcuno vorrebbe avere di UO, University of Oregon, oppure di com'è l'atletica negli Stati Uniti, oppure una qualche domanda in base alla mia esperienza, sono un libro aperto. Bene, io ho una domanda da farti su questo, diciamo, su un aspetto tecnico. In realtà bisognerebbe farne tante, perché non credo che negli anni che sei arrivato dall'Italia hai imparato soltanto una cosa. Però ti chiedo, dall'esperienza in Francia, qual è la cosa più importante dal punto di vista tecnico che ti sei portato a casa, e la stessa cosa negli Stati Uniti? Penso sia lo stile di vita di un atleta. Penso che quella è la cosa più importante che io abbia imparato, perché puoi essere bravo sul campo, però se non fai lo stile di vita di un atleta che vuole vincere, non vai da nessuna parte, perché puoi fare un bel allenamento, una bella sessione di allenamento, una intera settimana fatta bene, e poi magari il sabato andare a ballare o ubriacarti, allora lì mandi all'aria tutto ciò che hai lavorato. E da questo punto di vista segui anche una nutrizione diversa da quello che facevi? Hai impostato qualcosa oppure no? Sì, assolutamente. Tutto ciò che ho imparato in Francia me lo sono portato qui. Quindi vuol dire che se sono in preparazione o in stagione faccio molta più attenzione alla mia dieta, alle mie ore di sonno, tutto un insieme di cose che contano alla fine, diciamo, dei dettagli che fanno la differenza. Emanuele, situazione permettendo, la mia domanda è: farai qualche gara in Europa, magari in Italia, verrai a gareggiare magari agli assoluti, e comunque quale sarà la tua stagione, diciamo, in avvicinamento all'estate? Allora, niente sicuro ancora. Stiamo lavorando per far sì che io torni in Italia e faccia qualche gara, e non so, purtroppo oggi non so ancora dire come sarà il mio calendario. So le gare che farò qui, che ne avrò tre, che saranno probabilmente le conference, le regionals e poi eventualmente le finali nazionali. Poi da lì, se gareggerò in Italia, se rimarrò qui, se andrò all'episodio, l'evento che non si dice, non si sa ancora, tutto è ancora da definire, quindi, ma ci stiamo. E le finali lì quando sono? Sono la seconda settimana di giugno. Ok. In casa. Quindi terremo a Hayward. Ah, siete in casa, quindi bisogna fare bene, bene. Esatto, bene, bene, bene. E c'è tifoli, c'è pubblico,
è come lo pensiamo noi, è diverso? Allora, io purtroppo non ho ancora visto eventi come Nationals con tutti i fan, però da come mi dicono i miei compagni, dicono che c'è molta molta gente come agli stadi di calcio. Io onestamente non ho ancora visto un evento di atletica con così tanta gente, quindi non riesco ancora a immaginarmelo. Però quest'anno ai Nationals ci saranno dei fan, ovvio per ci sarà un numero limitato, però penso che sarà un evento mozzafiato anche quello. Bene. Bene, è stato bello parlare con te, Manuel. Grazie anche per me. Ti auguriamo il meglio per tutti i tuoi obiettivi, sia lì negli Stati Uniti che eventualmente quelli grossi che non diciamo. In bocca al lupo. E ricordiamo che in questa puntata parleremo anche con un'altra atleta che si trova negli Stati Uniti e a breve si connetterà con noi. Quindi ti ringrazio ancora, Manuel. E... grazie, Manuel. E... grazie a voi. Ci vediamo. A voi. Ciao. Grazie mille. Grazie. Ciao, ciao. Dopo aver sentito Manuel, abbiamo un altro ospite. Sempre un ospite dell'Atletica Lombarda che abbiamo conosciuto da alcuni anni fa e che ormai da parecchio tempo si trova negli Stati Uniti, quindi ha avuto sicuramente rispetto ad altri atleti che abbiamo sentito quasi concluso il suo percorso e potrà dirci molto di più rispetto ad altri atleti che magari sono negli Stati Uniti da un anno, due anni. Sì, lei è una veterana del NCAA, è stata, mi ricordo, almeno una delle prime di quelle almeno che conosco io che ha preso strada americana. Beh, direi di farla entrare. Abbiamo con noi Ellen Falda. Ciao Ellen. Ciao a tutti, ciao Andrea. T'hanno presentato. Ecco, come abbiamo detto, sei. Avete parlato insieme. Esatto, ti ho presentato come atleta lombarda. Sì. raccontaci un pochino dove hai iniziato a fare atletica. Sì, allora, a parte perché ho l'accento lombardo, però in verità sono nata a Torino. Poi ho vissuto 10 anni vicino Milano, Castano Primo, e poi sono ritornata a Torino all'età di 11 anni. Ho cominciato l'atletica però, in verità, a Torino con la C-Sport Fiat all'età di 13 anni. E probabilmente però pensate appunto che sono un'atleta lombarda perché adesso invece mi trovo all'Atletica Brescia e quindi gareggio per loro da... questo è il terzo anno, dal 2019. Ecco, quindi delle atlete lontane, diciamo, di quelle oltre manica, quelle di NCAA, se quella un pochino più vicina a noi, perché anche noi, sia Andrea che io, collaboriamo con l'Atletica Brescia, quindi in questo senso sei della nostra squadra. Esatto, in più io mi alleno con... TFA, Track and Field Academy, a capo di Andrea Calandrina, che è il mio allenatore in Italia, e quindi sono spesso in Lombardia, anche perché mio papà vive ancora in Lombardia. Quindi sono un po' lombarda, un po' più montese, diciamo. Perfetto. Infatti, Ellen, questa mia gaffe, e mi scuso, è perché ti ho visto spesso in Lombardia. Non e c'è problema, sinceramente, sono spesso in sinceramente Lombardia ho collegato anche il discorso che ti allenavi con quando sei in Italia, ti alleni con Andrea Calandrina, quindi avevo fatto questo collegamento. Se ci ripenso, effettivamente mi torna in mente sì che hai altre origini, però siamo sempre vicini, dai.
Esatto. Nel 2016 hai fatto una scelta, quella di andare negli Stati Uniti. E, dimmi se mi sbaglio, sei nell'università del Sud Dakota. Sì, esatto. Con vesti la maglia dei cosiddetti coyoti, giusto? I coyoti, i coyotes, sì. Ecco. Stamente ok. È molto bello sentire coyotes che coyoti. Decisamente. Ma facciamo la piccola traduzione. E sì, se non sbaglio, da quando sei stata negli Stati Uniti hai avuto un bel miglioramento, una bella crescita nel salto con l'asta. Sì, allora la mia crescita principale è stata quando ho cominciato ad allenarmi con Andrea Calandrina e in un anno sono migliorata di circa 30 centimetri. Nel 2014 quello mi ha dato la possibilità di partecipare a campionati del mondo junior a Eugene, in Oregon, ed è per quello che poi ho deciso di partire per gli Stati Uniti, perché mi sono proprio innamorata del mondo dell'università in America. E quindi poi dopo due anni sono partita per un'università in Texas, la University of Texas at Arlington. Lì poi sono migliorata di altri circa 25 centimetri, 28 per la precisione, e quindi essendo che mi ero nato in Texas non poteva più restare lì, e io comunque ero arrivata settima alle finali, ottava alle finali NCAA, potevo insomma decidere un po' dove andare, e avevo tante possibilità. Una di quelle era il South Dakota, dove in questo momento appunto mi allena Derek Miles, che è un bronzo olimpico, e dopo aver parlato con lui ho deciso di andare lì, e quindi questo è il mio quarto anno alla University of South Dakota. Tu, Ellen, hai quindi fatto un percorso che è abbastanza articolato, con cambi di allenatori e passaggi anche di luoghi e crescite. E sei anche un raro caso, di quei rarissimi casi, di promessa giovanile che poi, diciamo, si è mantenuta. Nel senso, io mi ricordo che ti ho conosciuta da allieva, eri azzurrina, eri una atleta bravina, di quelle che iniziavano ad andare in nazionale, eri già tra le azzurrine, quindi avevi vinto il titolo di italiani giovanili, e sei uno dei rari casi di quelle ragazze che fanno tutto il percorso. Un percorso che non è stato quello classico nel gruppo sportivo militare, ma un percorso che invece ha utilizzato la strada dell'università americana, e al momento, correggimi se sbaglio, nelle graduatorie italiane, se non sbaglio, sei prima. Sì, sono prima, un po' perché le ragazze in Italia non hanno ancora gareggiato, perché per loro è veramente molto presto, qui in NCAA cominciamo un po' prima, però come dici tu, sì, ero una ragazza bravina che si è arrampicata, ha cercato di migliorare con tanta pazienza. Il salto con l'asta è veramente tanta pazienza. E come hai detto tu, è stato abbastanza difficile, perché dal momento in cui ero in Italia, quindi ero con Andrea, ho fatto due anni con Andrea, poi sono andata in Texas e poi sono andata in South Dakota con Derek. Quindi in tre anni mi sono allenata con tre allenatori diversi, facendo tre piani di allenamenti diversi. Infatti il primo anno qui non è stato... Non dico che non ho avuto successo, perché alla fine ho fatto due campionati in NCAA, però non c'è stato un miglioramento, c'è stato poi il miglioramento il secondo anno che ero qui in South Dakota, ma proprio perché cambiare, come ben sapete, non è facile, perché non è solo il cambiare l'allenatore, ma è anche cambiare lo stile di vita. Sono passata dall'altra parte del mondo e poi sono andata in Texas, dove ci sono 30 gradi l'anno, e qui invece la media è di 5 gradi, perché ogni tanto arriviamo anche a meno 30 d'inverno. Quindi tanti cambiamenti, però ovviamente adesso stanno portando ai loro frutti. Sì, in una specialità, tra l'altro, Ellen, dove i cambiamenti sono magari più pericolosi, cioè richiedono di essere metabolizzati più che in altre specialità, perché ci sono tante variabili. Uno anche solo quello degli attrezzo, cioè mentre un buon lavoro fatto in altre discipline diventa magari subito un miglioramento, magari non nella gara finale ma in qualche parte, magari
infilare meglio, utilizzare aste diverse, aggiungere degli elementi tecnici, magari diventano tre nulli, che invece di diventare 50 centimetri in più diventano magari un risultato apparentemente negativo. E l'asta da quel punto di vista richiede, come detto tu, tanta tanta pazienza, perché non sempre il migliorare diventa una prestazione migliore. Esatto, hai assolutamente ragione. Per esempio, parlando solamente di attrezzi, io gareggiavo con le UCS, le aste, in Italia, poi sono passata alle Altius in Texas e adesso uso le Essex. Quindi anche quello cambia. E poi c'è anche sempre da dire che in un evento così tecnico, l'ho tradotto dall'inglese, event, una specialità così tecnica, è anche molto difficile la comunicazione. Quindi nel momento in cui sono sempre stata allenata in italiano, andare e avere tutti questi termini in inglese è stato difficile. Adesso faccio quasi più fatica quando torno in Italia, però insomma è stato un processo in cui ho dovuto avere tanta pazienza, perché appunto salto con l'asta, ci sono tanti piccoli dettagli che devono andare tutti insieme. In Texas mi allenavo sempre outdoor, qui sono quasi sempre indoor, quindi anche quello fa, però alla fine sta andando bene, insomma. Non è sempre facile, allora, come sembra. Elena, hai parlato di processo. Capita spesso che gli atleti, non solo nell'asta, hanno delle stagioni dove magari hanno un pochino di stallo, e spesso vengono, diciamo, dai media o diciamo, viene detto che hanno grosse difficoltà e non so, si è perso l'atleta. Spesso questo stallo è semplicemente un momento in cui l'atleta magari sta imparando qualcosa di nuovo e quindi deve semplicemente cercare di metabolizzare qualcosa che fino a quel momento lì non era in grado di fare, e quindi poi salta fuori, come è successo tu a te in questo momento, che hai saltato la tua migliore prestazione, 4,42 metri, dimmi se mi sbaglio, settimana scorsa. Sì, tre giorni fa, venerdì. Il mio allenatore Derek dice sempre che nel salto con l'asta è molto difficile pensare di migliorare quando non arriva il personale, però si migliora sempre ogni ripetizione. Non bisogna vedere il numero dell'asticella e vedere l'altezza che si sta saltando per capire se si è migliorati un po', perché il salto può migliorare, può essere più bello, può essere più efficiente anche se non si salta di più, perché ogni tanto poi se il salto è più efficiente vuol dire che hai bisogno di aste più dure e ogni tanto quindi l'asticella non arriva. Però assolutamente avete ragione quando dite che soprattutto essendo così lontana, quindi non mi vedono direttamente, quando non vedono come salto ma vedono solo i risultati e ogni tanto i risultati non arrivano, come è successo quest'inverno, si pensa che ha finito, non è più brava, non salta più. Però è sempre, secondo me, importante comunicare con l'allenatore, come ho fatto quest'inverno, perché a un certo punto quest'inverno ho quasi creduto anch'io a tutte quelle persone che dicevano non è più brava o non ce la fa più, e è stato abbastanza difficile. E il Covid non ha aiutato, non perché sono stata ammalata, ma proprio perché ho avuto un periodo molto lungo in cui non ho gareggiato e ho quasi non dico eliminato il salto con l'asta dalla mia vita, però il salto con l'asta non era più al centro della mia vita, e questa è stata una delle cose più difficili, ritornare a saltare le misure alte e avere tutte quelle sensazioni. E sono contenta di essere ritornata ai miei livelli, perché non è stato un periodo facile, anche se sui social media di solito le cose brutte non si vedono e si postano solo le cose belle. Esatto. Mm-hmm. E questa Elena è una bella cosa. Andrea, gli faccio una domanda, Elena, che mi collego a questo discorso. L'anno scorso, in estate, se ti ricordi, ci siamo sentiti per quel discorso di quella raccolta fondi che facevamo, che tra l'altro ti ringrazio per averci aiutato diffondendola. Grazie. E mi raccontavi che eri un po' in difficoltà e dispiaciuta di non tornare in Italia perché c'è per il discorso Covid e tutto il resto. Voglio chiederti quali sono state le difficoltà
di quel momento, oltre al fatto di non gareggiare? È cambiato qualcosa negli Stati Uniti? Sì, allora, io mi ritengo veramente fortunata perché sono nello stato più, sfortunatamente, più di destra possibile, dove non c'è un'alta densità di popolazione. Noi non abbiamo mai avuto l'obbligo di mascherine, per esempio, qui. Io già quasi, sono quasi vaccinata, faccio la seconda dose martedì. Quindi il Covid qui non è stato molto pesante, però quando è cominciato tutto è quando eravamo alle finali NCAA indoor ad Albuquerque e siamo arrivati lì e ci hanno fatti tornare a casa senza gareggiare perché hanno cancellato tutto. E poi è stato un po' difficile nei 2 mesi dopo perché la mia università ha chiuso, quindi non ci potevamo allenare, andavamo in una pista un po' abbandonata. Fortunatamente ci sono tante piste qui, quindi andavamo in una pista abbandonata ad allenarci, ma a parte quello, in quel momento non potevamo andare a casa a meno che con i voli, quelli organizzati dalla Farnesina. Però vedere come vivevo io qui, dove ci sono degli spazi veramente aperti, e vedere la mia famiglia chiusa in casa per quanto avete fatto il lockdown, 3 mesi circa, non me la sentivo proprio, un po' perché pensavo quasi di essere più in pericolo in Italia che qui. Sembra quasi detto egoisticamente, però credo che sarei stata meglio qui per potermi allenare qui, però assolutamente pensare che la mia famiglia era in pericolo in Italia non è stato facile. Sicuramente ci siamo riavvicinati molto perché parlavamo al telefono tutti i giorni, e poi finalmente le cose si sono un po' sbloccate, sono riuscita a tornare a casa, però col fatto che non si sapeva bene cosa sarebbe successo nella stagione outdoor, il fatto che gli italiani li avevano spostati quando io dovevo tornare ad agosto negli Stati Uniti, che avevano cancellato gli europei, che la finestra per le misure per fare le Olimpiadi era chiusa, avevo deciso di non gareggiare in Italia e godermi la famiglia dopo questi momenti assurdi, ed è per questo che sono stata così lontana dal salto con l'asta per un po'. Però appunto vivere qui mi credo veramente molto fortunata, perché è brutto da dire, ma si vive meglio con la situazione Covid. Ok. Spero di essere stata esaustiva. È stata esertiva e chiara, e senza ho capito esattamente quello che stavi dicendo. Secondo me, voglio sottolineare la cosa interessante che hai detto, che non è tutto quello che si vede sui social, si vede solo il bello, e secondo me è giusto ricordarlo spesso, magari anche a atleti e atlete della tua età e anche più giovani. Magari quasi che si confronta la propria situazione con quella che si vede sui social, molto spesso non si capisce che poi magari un social dà un bel aspetto, ma ogni persona ha i suoi problemi. Invece con Emanuel, che è più giovane, è una matricola, abbiamo fatto le domande facili, diciamo, e anche se ci è sembrato molto molto maturato. A te, che sei una veterana, sono 5 anni che sei in America, faccio una domanda difficile e scomoda. Già Emanuele ci ha detto dei pro e contro di gareggiare in America. Ti chiedo, visto che sei molto, mi sembra che parli molto chiaramente, il fatto di essere in America ti ha fatto sentire a volte un pochino fuori dai giochi italiani dell'atletica leggera? Assolutamente. Io no, come sensazione, non sto dicendo che sei in America, però come percezione. Sì, anzi, grazie che mi hai detto che hai fatto questa stessa domanda al mio collega in Oregon, perché poi voglio vedere cosa ha detto lui. Però sicuramente sì, soprattutto quando le cose non funzionano, perché quando si salta alto tutti ti fanno i complimenti, arriva il messaggio dall'ufficio stampa, vogliono fare l'articolo. Però quando le cose non vanno bene, il problema dell'università qui in America è sono loro che risolvono le cose. Un'altra cosa, appunto, è abbastanza difficile partecipare alle manifestazioni più importanti. Per esempio, ogni tanto fanno i CDS o i campionati italiani
ad agosto-settembre e noi l'università la cominciamo a fine agosto, quindi anche quella è una cosa abbastanza difficile, per non pensare poi che io dovrò anche portarmi gli attrezzi e quindi con i voli e tutto diventa complicato. Però sì, assolutamente, il fatto di non poter neanche partecipare ai campionati indoor mi sento esclusa, però allo stesso tempo, essendo in questo mondo, sono contenta di essere qui e quasi do più peso a NCAA che alla federazione, che alla FIDAL, ma non per screditare loro in alcun modo, ma solo perché l'università è quella che mi dà la possibilità di studiare gratuitamente, che mi dà la borsa di studio, che mi... Tu cosa studi, Elena? Quello per cui vivo. Sto facendo il master adesso perché mi sono già laureata e sto facendo il master in sport management e lo finisco ad agosto. E quindi sì, insomma, non poter partecipare troppo alle gare FIDAL non ti dà quel, come si può dire, quell'essere al centro della attenzione in Italia che hai bisogno per dei futuri gruppi militari, per esempio. Ok. E invece, visto quindi, che... Quindi Andrea, abbiamo un altro sport manager, visto che anche Petto Rossi studia quello. Quindi speriamo poi di dare una mano all'atletica con dei manager. Assolutamente. Invece Ellen, a Emanuele abbiamo chiesto se le gare americane sono davvero così grandi. Lui ci ha detto che quelle grandi grandi non le hanno ancora viste e quindi non lo sa. Io mi ricordo che tu sei tornata nel 2019 con l'Atletica Brescia come colpo a sorpresa ai CDS, ok? Sì. E sei stata anche una delle ragazze che hanno reso possibile la vittoria nel 2019 della Serie Oro dell'Atletica Brescia. Ecco, ti chiedo, la massima serie per club in Italia com'è rispetto alle gare americane? È un mondo diverso. Emanuele non ha ancora visto niente perché purtroppo con il Covid spesso non fanno entrare spettatori, però alla fine vedrà delle cose probabilmente molto belle durante le finali NCAA perché saremo in, sperando, perché bisogna superare i regionals, però saremo in Oregon dove si allena lui e ovviamente, come ho detto prima, quel campo lì mi continua a seguire oppure lo seguo io, però è molto diverso, c'è una passione per NCAA che va oltre l'atletica. E perché siamo in NCAA? Perché siamo student athletes, è perché abbiamo delle persone che non solo seguono gli atleti, ma seguono proprio l'università. È il rappresentante dell'università che fa appassionare le persone all'atletica e a tutti gli altri sport NCAA. Però appunto credo che le gare più belle che abbia fatto qui siano Texas Relays in Austin, Drake Relays, che è quella a cui vado venerdì, però non credo che sarà lo stesso con il Covid, e poi le finali NCAA. Gli stadi sono pieni, e la gente tutto il giorno lì, sotto al sole o sotto la pioggia, e è un pubblico molto energico. E spero di vedere una cosa del genere in Italia, perché probabilmente si può paragonare a un Golden Gala a Roma. Credo che sia la stessa energia, perché ci sono stata e una cosa in Italia l'ho vista solo lì. Beh, se è come il Golden Gala a Roma, sicuramente vuol dire che Manuel non ha ancora visto certe cose. vedrà. Ti faccio una domanda sull'allenamento, Ellen. Un pochino, visto che ormai sono 5 anni che sei lì, le differenze con quello che hai visto in Italia e anche le facilitazioni che dà il fatto di essere in un'università che ha magari tante altre strutture oltre solo al campo di allenamento. Sì,
cominciando a parlare di strutture, non c'è paragone e purtroppo mi piacerebbe vedere delle cose migliori in Italia. Già il fatto, per esempio, che negli Stati Uniti, se il vento è a favore, cambiano il senso della pista per far correre le persone a favore, cambiano telecamere, le persone che fanno partire la gara. E quindi quello cambia molto. Credo che siano molto più sviluppati in quel senso, perché il loro scopo è quello di favorire l'atleta a fare delle belle misure. Invece sembra che in Italia i giudici siano sempre un po' svogliati, non tutti, non voglio non voglio parlare in generale, però credo che appunto in America i giudici lo facciano proprio con passione e vogliono aiutarci. In più qui abbiamo una pista outdoor e una pista indoor. Per un po' la nostra pista indoor, e che è anche il campo di football, era coperta come si chiama, l'erba finta per il football, però hanno trovato subito un modo, abbiamo portato la nostra, come si chiama, la pista rialzata del salto con l'asta in un grande magazzino e abbiamo saltato lì. E i modi si trovano sempre, anche perché ci sono dei fondi monetari molto, molto avanzati. E ogni università circa è così, o hanno una pista indoor o una pista outdoor o hanno tutte e due. Anche la sala pesi è molto grande e molto sviluppata. Riguardo invece gli allenamenti, sono sicuramente diversi, ma non troppo. Credo che in Italia si lavori di più su quasi tutte le specialità. Per esempio, anche in Italia ogni tanto facevo il salto lungo per migliorare lo stacco, facevo gli ostacoli per la coordinazione. Invece qui, se fai salto con l'asta, soprattutto qui, corriamo, saltiamo, facciamo esercizi di forza per l'asta, facciamo pesi, però sono molto molto centrati sul salto con l'asta. La cosa bella è che, conoscendo quello che faccio in Italia con il mio coach Andrea Calandrina, quello che faccio con Derek, è bello perché parlo a Derek di quello che faccio con Andrea, parlo ad Andrea di quello che faccio con Derek, e così tutti e due si migliorano e cercano di prendere le cose belle e di sviluppare i loro allenamenti, vedendo quello che faccio da una parte e dall'altra. Certo. Andrea Calandrina, che comunque è un allenatore molto bravo e comunque anche molto, diciamo, attivo con la sua Track Academy, e comunque diciamo che non risponde, diciamo, a quello che è la media degli allenatori italiani, che forse sono un pochino più tradizionalisti, un pochino un approccio, diciamo, un pochino in America deve essere forse proattivo, un pochino più aggressivo alla specialità. Volevo chiederti quanto secondo te per una skista, ma che fa la specialità come la tua, è importante magari avere un allenatore che non è rilassato ma cerca delle soluzioni, magari come per esempio Andrea mi sembra faccia, insomma, da quello che vedo. Sì, credo che sia importantissimo, perché appunto quando ho cambiato allenatore sono andata con Andrea Calandrina, abbiamo trovato tutti i modi per appunto saltare alto, e qui è abbastanza facile essere proattivi e avere quello che si vuole, perché appunto hanno tanti, tanti soldi a disposizione. Se quando sono arrivata mi hanno comprato 10 aste così, e invece vedo che Andrea è cerca di tutto per farci avere successo, nel senso, credo che qualche mese fa hanno costruito una macchina per prendere il tempo di quelle elettriche a mano, cioè con loro, con i fili e lo scotch e tutto, anche con l'aiuto di Bianca, che è la mia compagna in Italia, che è un ingegnera. Ingegnere? Ingegnera. Ingegnera, si può dire? Ma sì, diciamolo. Esatto. E quindi sì, nel senso, ogni tanto vedo delle cose e dico, ma qui in America io ho sempre la pappa pronta, invece loro magari con fatica però riescono ad avere quello che vogliono.
Per esempio, si sono anche costruiti la pedana rialzata del salto con l'asta, credo da soli o con poco poco aiuto. Mi riferivo proprio a quel bricolage che ogni tanto si vede sui social, che secondo me è molto interessante, perché è vero, magari l'oval, l'anello indoor da 200 metri, magari uno non se lo può fare in casa, ma certe soluzioni le può trovare. E visto che prima avevi una curiosità mia, prima non ti veniva in italiano pista rialzata, com'è che si dice in inglese? Raised the runway. Ok, grazie. Non parlo, a parte con Andrea non parlo tanto di atletica in italiano, quindi parlo solo con la mia famiglia in italiano, qui quando sono qui, quindi certe cose non mi vengono, però le dico in un altro modo, insomma. Noi ti capiamo. Bene, grazie. Sì. Helen, una domanda. È stato interessante sentire il fatto che comunque con Andrea Calandrina c'è questo scambio continuo e c'è questa volontà di apprendere anche quello che succede dal punto di vista dell'allenamento lì da te. Secondo me questo dal punto di vista di noi allenatori dovrebbe essere fondamentale, perché se si vuole crescere è molto importante riuscire ad avere una visione aperta e non chiusa, ma sempre aperta a nuove cose. Ti chiedo, qual è la cosa tecnica più importante? La stessa domanda fatta a Emanuele, la cosa tecnica più importante che hai imparato da Andrea e quella più importante dal nuovo coach? Quello che ho imparato da Andrea è, credo, l'aggressività nell'usare delle aste più dure, perché è quello che mi serviva. E in generale, comunque, quando mi ero spostata con Andrea, ero ancora bravina. E quindi abbiamo cercato di migliorare il salto in generale senza stravolgerlo, perché comunque avevamo circa 6 mesi per cercare di fare quel minimo per i mondiali che poi sono riuscita a fare. Invece con Derek abbiamo 2 cose che stiamo cercando di migliorare. Una è sempre la rincorsa, perché la rincorsa appunto è la cosa principale. Se la rincorsa non è giusta, il salto non è giusto, perché è quella che viene prima di tutto. Quindi è una rincorsa potente con le ginocchia alte, che è quello che mi manca. E nel momento in cui la rincorsa è giusta è perfezionata, poi si possono usare delle aste più dure. E poi soprattutto stiamo lavorando sulla parte sopra, perché ogni tanto mi butto fuori dalla linea dell'asta e prendo l'asticella con le gambe, anche se poi sono alta con il bacino, che è la cosa che sono riuscita a migliorare quando ho fatto 42, perché sono stata più vicina dall'asta. Più vicino all'asta, e infatti sono riuscita a superare davanti all'asticella, perché di solito ho tutta la parte dietro ma non ho la parte davanti, perché la butto giù con le gambe. E questo è importante perché sono relativamente bassa e piccola, sono 1,65 m e non riesco ad impugnare tanto alto, quindi avere un salto efficiente è una delle cose principali. Tutte le mie colleghe saltano con delle 4,30 m, 4,45 m, certe anche 4,60 m. Io uso delle aste che sono 4,15 m, ma le impugno a 4,05 m massimo. Quindi bisogna pensare che impugnare 4,05 m, poi c'è anche la cassetta che è 20 cm, quindi la tua impugnatura va giù di 20 cm, però poi devo superare un'asticella che è a 4,5 m dal terreno e diventa difficile, quindi bisogna prendere tutta la spinta dell'asta che si può. Certo, perché... Spero di non essere stata troppo tecnica. No, sei stata bravissima. Okay. E a quel punto ti aggiungiamo, chiediamo anche da quante libbre la tua asta? Varia dalle 150 alle 160, 165. E 4,42 l'ho fatto con una 155, sì. 4,15. Ok.
su quel discorso io ho visto solo l'asta di sguincio, diciamo, dalle prove multiple, dal decathlon, gli altri che fanno i decatleti che non hanno un tecnico bravo di asta, come non sono mai stato io. Però quello che stavi dicendo dell'asta impugnata 4,05, che di fatto risulta 3,85 metri più alta rispetto, insomma, il rapporto all'asticella, quello spazio che tu fai dall'impugnatura all'asticella, quello in realtà è il salto, perché è perché quello è il salto vero. Io ho notato nel tuo salto che ti mette a 4,42 personale e in cima alle liste italiane dell'anno, e l'infilata la fai con le gambe in divaricata. Sì. Lo facevi già prima, è un adattamento tecnico che hai fatto adesso. Mi ricordo, mi sembra che la Giordano Bruno facesse così. È sempre stata una cosa del allenatore, tieni le gambe chiuse, tieni le gambe chiuse. Però quando faccio l'entrata, poi a un certo punto la gamba mi tocca un po' l'asta, ed è quello che mi fa divaricare la gamba, nel senso che una quasi si blocca vicino all'asta, mentre l'altra cerca di tornare indietro e fare quella rotazione a cavatappi che mi permette di andare su e poi passare l'asticella. Sicuramente ci sono modi più giusti, però come dice il mio allenatore, tutti i bravi tecnici siamo tutti diversi, quindi alla fine è inutile cercare un salto perfetto se non è efficiente. Ovviamente ci si cerca sempre di migliorare, però visto che non è una cosa così importante, ci sono così tante cose da migliorare, non ha senso sbattere sempre la testa su quella cosa lì. Un'altra cosa che mi sono dimenticata, su cui ho lavorato molto negli anni precedenti, che ora credo di essere di non lavorarci più tanto solo perché ormai l'ho acquisita, è il braccio sinistro, che anche quando ero in Texas tiravo molto, mentre adesso riesco ad allontanarlo di più e quindi avere più il caricamento dell'asta, e questo vuol dire che poi l'asta mi lancia più in alto, ed è per questo che riesco ad avere quel differenziale. Quindi, scusa Helen, se ho capito, il discorso sul fatto che un pochino di stile, un pochino di adattamento alla tecnica ci debba essere, penso che valga per tutte le specialità entro certi limiti. Ma se ho capito bene, queste gambe un pochino divaricate ti aiutano un pochino nella rotazione, ti danno un pochino di momento di inerzia? Sì, esatto. Sì, okay. Esatto. Perché riesco a girare più in fretta e questo mi manda un po' più su. Questo per come salto io, però ovviamente delle gambe un po' più composte aiutano meglio. Poi non è sempre così, ogni tanto riesco a farlo meglio, ogni tanto riesco a farlo peggio, dipende anche quanto ricevo dall'asta, perché ogni tanto l'asta è più dura e quindi non devo fare quel movimento lì per prendere più spinta. Non sono una saltatrice troppo composta, c'è di meglio, però faccio quello che devo fare per superare l'asticella. Perché tu sei sempre stata abbastanza veloce comunque, no? Esatto, per essere una saltatrice con l'asta credo di essere veloce, ovviamente non per fare la velocità, e quindi questo mi ha sempre aiutato, anche perché sono bassa, quindi se sono bassa e lenta non c'è modo di saltare alto. Cosa? Visto che hai parlato di velocità, lì negli Stati Uniti fai qualche gara di velocità oppure? L'ho sempre voluta fare quando sono arrivata qui in South Dakota, perché mi hanno visto e mi hanno detto potresti fare la staffetta. Poi ho avuto un problema al nervo sciatico e quindi ho un po' abbandonato la velocità e il pensiero di fare questa staffetta, perché credo che ero la quarta più veloce in squadra. E ogni tanto mi fanno la battuta, però il fatto è che dovrei perdere tempo, non dico perdere tempo, perché alla fine sono sempre cose importanti per la squadra, però dovrei provare i cambi, cose così, e visto che ci sono tante cose in questo momento, altre cose di cui ci dobbiamo preoccupare, non ho mai fatto né staffette né gare di velocità. E nella sempre sull'allenamento, ma anche nella gestione dello studio,
come funzionò più o meno una tua giornata, ma anche una settimana tipo? Sì, allora, adesso in verità è molto diverso, perché facendo il master ho fatto le prime 5 settimane in presenza e poi una classe sono dei corsi ibridi e poi vanno tutti online. Quindi la cosa bella è che non devo fare, come si dice, non devo andare a scuola, insomma, non devo andare a lezione durante la settimana, però facendo il master c'è la possibilità di essere un graduate assistant e quindi avere un lavoro all'università. Questo aiuta per esperienza e anche per avere un piccolo lavoro, visto che comunque non devo andare a lezione. Quindi oltre a studiare e fare atletica, lavoro anche circa 18 ore a settimana come academic coach. Quindi quello che faccio è seguo 14 studenti a settimana, mi incontro con loro tutte le settimane, e di solito sono i giocatori di football, quindi sono quelli che hanno un po' più bisogno. Quello che facciamo è un po' pianificare il piano studi della settimana e poi devo documentare tutto quello che fanno e cosa non fanno per gli allenatori e i professori. È importante che facciano bene a scuola perché, non so se lo sapete, ma se non passi i crediti universitari non puoi gareggiare con NCAA. E quindi faccio un po' quello. Però quando andavo a lezione, di solito una settimana tipo, comunque una giornata tipo, sono 3-4 ore di lezione al giorno e poi ci si allena verso le 2-2:30 e di solito si studia o ci si riposa poi dopo allenamento la sera. La stagione outdoor è un po' più difficile perché invece, essendo che siamo in Dakota del Sud, bisogna sempre andare a sud per gareggiare, perché qui fa freddo per gareggiare outdoor, specialmente in marzo-aprile, e quindi ogni tanto partiamo anche il mercoledì. I professori capiscono e siamo sempre giustificati, però comunque il lavoro bisogna farlo lo stesso, non è vera la cosa. La recuperate, insomma. Cosa? Dico, il lavoro va recuperato. Esatto, il lavoro va recuperato. Non è vero che abbiamo dei benefit o niente per essere atletica. L'unica cosa è che appunto non siamo penalizzati se non andiamo a lezione, ma comunque il lavoro dobbiamo farlo lo stesso. Quindi quello diventa un po' più impegnativo, però circa questa è la giornata tipo. L'aiuto ce l'hanno i giocatori di football, che hanno l'aiuto compiti. Hanno il tuo aiuto compiti, no? Non ho capito. Hanno il tuo aiuto compiti, non devi fare l'aiuto compiti ai giocatori di football. Aiuto compiti, hanno anche il tutor gratuito e tanti tanti servizi che magari altri studenti non hanno. Ok. Beh, molto interessante. Siete la impegnati. Cosa bella che volevo aggiungere è che è tutto vicino, quindi la cosa bella è che non si perde tempo ad andare da una parte all'altra, perché ho la pista a 3 minuti a piedi e lezione a 10 minuti a piedi. Ho la macchina perché andare a piedi non era più possibile dopo due inverni. Dopo due inverni qui, e quindi adesso è un po' tutto ancora più comodo. Questo Ellen, ce l'ha detto anche Manuel. Io nella mia esperienza di allenatore ho avuto un ragazzino che ha fatto atletica, che abitava vicino al campo, tra l'altro uno che ho allenato tanto, ho sempre pensato, cavoli, la carta in più che ha questo ragazzo è che abita di fronte alla pista, che sembra una stupidaggine, ma l'avevo sempre intorno e cambia, insomma, impiegare un'ora per fare un'ora di allenamento, impiegarne tre per fare un'ora di allenamento non è la stessa cosa. Assolutamente, poi credo che nel momento in cui si vive così vicino al campo di atletica, tutti viviamo vicino al campo di atletica, quindi poi si fa gruppo, l'atletica diventa uno stile di vita, perché si è sempre al campo, e se non è per allenarsi è per giocare o chiacchierare, facciamo spikeball, che non è pericoloso almeno. Scusami, cos'è che parte spike? Si chiama spikeball. Ci mettiamo tutti in cerchio, dobbiamo colpire la palla e c'è una rete per terra, tipo una sorta di pallavolo, ma meno pericolosa. Abbiamo delle attività che possiamo fare e altre che non possiamo fare per gli allenatori, quindi soprattutto quando fa bello. E ecco, dopo
Dopo questa piccola chicca diventerà famosa anche in Italia questo gioco. È abbastanza divertente, poi è portatile. Prendiamo sempre il giro saltatore in alto, che abbiamo un saltatore in alto qui che ha appena fatto 2.26, che è minimo olimpico comunque per i trials. E lui gioca sempre, tutti i giorni, quindi diciamo, ma è questo il segreto per fare 2.26 nel salto in alto? Allora, ecco, abbiamo svelato il segreto. No, allora Helen, in descrizione ti chiedo se ci mandi delle regole dello spikeball, che le attacchiamo in descrizione al video. Quindi regolamento dello spikeball, e a parte questo ti chiedo quali sono i tuoi programmi per il futuro, se hai intenzione di venire a gareggiare in Italia, insomma raccontaci le gare che farai e che devi fare. Sì, assolutamente, ovviamente gareggerò in Italia per l'Atletica Brescia, anzi mi hanno già detto che hanno un budget per comprarmi delle aste, quindi questa è una cosa meravigliosa per me, perché poi avrò un tubo che probabilmente lascerò in Europa. Questo vuol dire che poi potrei viaggiare dagli Stati Uniti all'Italia senza dovermi preoccupare delle aste, e quindi farò campionati italiani, i vari CDS, questo ovviamente dopo giugno, perché ho le finali NCAA. La prima settimana di giugno, finiscono il 12 mi sembra, quindi dopo 2 giorni devo già prendere un aereo, tornare in Italia, sistemarmi con il jet lag, riposare. Sarà un po' un'estate impegnativa perché mi laureo ad agosto e quindi ho 9 crediti universitari, quindi studierò e mi allenerò, fortunatamente sono online quindi potrò farlo in Italia, e poi il progetto per il futuro è quello, visto che posso stare ancora qui per un anno con il mio visto, è di continuare ad allenarmi qui con Derek Miles e lavorare qui. Ho la possibilità di lavorare qui per un anno e quindi questo è l'obiettivo, perché mi piace comunque lavorare con Derek e credo di poter migliorare ancora, di saltare più in alto, e quindi vorrei stare ancora qui. Poi ovviamente con i visti non si sa, quindi non posso darvi un progetto a lungo termine, e vedremo insomma, però spero di saltare con l'asta per ancora un po'. Bene, te l'auguriamo. Okay, qua in Italia, Helen, immagino che le tue compagne dell'Atletica Brescia ti accoglieranno a braccia aperte, se poi tu gli insegnerai a giocare a spikeball ancora di più, magari si fa proprio dopo i campionati i CDS. Helen, ti ringraziamo per essere stata... Vai. No, stavo solo dicendo che le ho conosciute nel 2019, appunto durante la finale, e sono proprio contenta della squadra, mi ero trovata bene, mi sono trovata bene, quindi sono veramente contenta di ritornare e viaggiare con loro, anche perché dovremmo avere la Coppa Europa anche per squadre, perché abbiamo vinto il CDS, quindi sarà divertente. Scusa se ti ho interrotto. No, benissimo. No, hai fatto bene. Fatto bene, tra l'altro. I CDS arrivi in ritardo. Ah, scusami, dico, i CDS sono una manifestazione che da noi in Italia viene criticata, cambia sempre un attimo la forma. Io lo dico sempre, i CDS molto spesso, ecco, la fase regionale, che quest'anno è diversa, però non l'ho mai capita bene, però la finale, dove conta la posizione, si sa tutto subito, non è un discorso di pallottoliere, di dirigenti che mettono, ma è proprio la gara così immediata, secondo me è molto bella. Poi io l'unica finale oro che ho vissuto è stata quella del 2019, dove eravamo là a Firenze, poi è stata vinta, quindi magari ho un ricordo migliore per il fatto che l'unica finale oro a cui ho partecipato, siete state brave e l'avete vinta. Grazie mille. Bene, Helen, ti ringraziamo per essere stata con noi, è stato bello sentire le tue esperienze negli Stati Uniti, e chiudendo ti chiedo, consiglieresti l'esperienza in un college americano
a un atleta italiano? La consiglierei, però bisogna sempre fare attenzione dove si va, e spesso questa è una cosa, andare in America è quasi una cosa alla cieca, soprattutto se si va in un college non molto conosciuto con degli allenatori che non si conoscono, però la cosa mia e dei miei genitori era sempre: Len, se non ti trovi bene puoi sempre tornare in Italia. E quindi secondo me quel rischio bisogna prenderlo, perché sennò si ha sempre il rimpianto di non essere partiti. E in più ho sempre detto, se parti e stai lì solo 6 mesi, almeno torni che conosci l'inglese perfettamente, e questo è sempre un plus. Quindi partite e seguite i vostri sogni, ma soprattutto divertitevi. Giusto. Bello, Ellen. Grazie di tutto. Grazie mille, grazie a voi. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie. Ciao. Ciao.